Brandizzo ha bisogno di un'amministrazione che mantenga gli impegni ed unisca serietà, onestà e trasparenza. Ho elaborato con la mia squadra un programma forte, condiviso, credibile e capace di rispondere ai crescenti bisogni di sicurezza e di stabilità sociale dei cittadini brandizzesi, in un momento in cui la preoccupante crisi ha creato nuove povertà ed evidenziato insospettate fragilità. Mi faccio garante del lavoro di tutti e dell'impegno di ciascuno per perseguire con tenacia tutti gli obiettivi del programma elettorale. 10 punti del programma elettorale verranno realizzati nel primo anno di amministrazione, a partire dalla videosorveglianza del territorio comunale e dal vigile di quartiere, a seguire con le rotatorie stradali e le aree verdi sponsorizzate e quindi gratuite per il comune, le aree wifi ad accesso gratuito, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, a costo zero. Il Comune di Brandizzo inoltre sarà presente sui social network e i consigli comunali verranno messi online. Il sindaco e gli assessori saranno a disposizione dei cittadini brandizzesi senza dover prendere appuntamento. Rafforzeremo inoltre l'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti. Incrementeremo la manutenzione degli edifici scolastici, degli arredi e delle aree verdi delle scuole. E in ultimo, ma non ultimo, miglioreremo la qualità della pulizia della nostra città ed il decoro urbano. Da sempre amo il mio paese. Mio padre Paolo è un architetto e mia madre Esther è un'insegnante della scuola elementare Don Milani, entrambi oggi in pensione. Lavoro nel sociale, mi occupo di riabilitazione di persone diversamente abili e di tirocini lavorativi di soggetti deboli e svantaggiati in un centro di ipoterapia. Ho l'età giusta, l'energia e l'entusiasmo per fare il vostro sindaco a tempo pieno e con la massima responsabilità. Forte di 15 anni di esperienza in comune. Nella nostra squadra ci sono 12 persone, 6 uomini e 6 donne. A partire da Davide Pitton e Simone Ricca, che con me sono i consiglieri comunali uscenti. Quest'anno per votare c'è una novità. Si potranno mettere 2 preferenze sulla scheda elettorale, la preferenza di un uomo e la preferenza di una donna. L'importante è non mettere 2 uomini o 2 donne, perché sennò la seconda preferenza si annulla. Oltre ai consiglieri uscenti, le donne sono Margherita Recrucolo, Stefania Blanco, Maria Grazia Russo, Cristina Elisei, Antonella Multari, Gabriella Barollo. Gli uomini sono Maurizio Paradiso, Aldo La Rosa, Massimo Burlo e Adriano Franco. La nostra squadra è garanzia di esperienza amministrativa ed innovazione per il futuro di Brandizzo. Chi non ha mantenuto le promesse in questi ultimi 5 anni non merita il vostro voto e deve essere mandato a casa. Io e la mia squadra abbiamo accettato la sfida.
Ora tocca a voi sostenerci con il vostro voto per una Brandizzo migliore e di fatti concreti.